Ciao a tutti, Vittorio qui, video particolare perché oggi parlerò di Primavera. La Lazio ha battuto nei quarti di finale dei playoff della Primavera 2 il Verona per 1-0, una Lazio che ha sofferto perché è rimasta in inferiorità numerica praticamente tutto il secondo tempo per due cartellini gialli del difensore Silva che hanno complicato i piani di mister Bonacina. Una Lazio che è andata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Cic, uno dei migliori in campo per la Lazio. Che dire, fra i giocatori della Lazio ce ne sono un paio che mi sono piaciuti molto. Partiamo dal portiere Alia, che non è stato costretto a grandissimi interventi, ma è stato bravo sia in uscita bassa che in uscita alta. Sembra un portiere interessante da sicuramente continuare a osservare. Bene Armini, che è 2001, per cui ancora più giovane degli altri, eppure non solo è già un leader di questa squadra, ma è un giocatore che si capisce. Si è dotato di grande talento, anche oggi in inferiorità numerica dalla sua parte, sulla destra non si passava, molto forte, bravo anche nelle ripartenze, insomma questo è un ragazzo da tenere sicuramente in considerazione, troppo giovane per pensare a un passaggio in Serie A l'anno prossimo, secondo me giocherà ancora un altro anno in Primavera, però ragazzi bisogna monitorare questo ragazzo perché è veramente molto forte. Mi è piaciuto molto anche Abukar, di cui si parlava bene già l'anno scorso, però fermato dagli infortuni, oggi, quando la Lazio si è ritrovata in inferiorità numerica, è stata una diga a centrocampo. Ben messo fisicamente, ma anche molto dotato tecnicamente. Questo è un centrocampista completo che veramente mi interessa moltissimo. Secondo me l'anno prossimo potrebbe passare in prima squadra. È un giocatore molto interessante da monitorare perché, insomma, sembra un giocatore pronto al grande balzo. Mi è piaciuto anche tantissimo Falbo, esterno sinistro, oggi era una spina al fianco della difesa del Verona, veramente un giocatore molto molto interessante anche lui, soprattutto in grado di correre 90 minuti nonostante l'inferiorità numerica per quasi 45 minuti, giocatore molto interessante, da lui sono scaturite tutte le occasioni più pericolose nella ripresa della Lazio, poteva anche segnare il gol del 2-0, non ci è riuscito, ma molto molto bene. Bene anche Cis, l'autore del gol della Lazio Primavera, esterno dalla parte opposta, molto molto bene, insomma, ha retto nei momenti importanti della partita, per cui giocatore sicuramente da osservare. Chi invece ha sofferto tanto, secondo me, Capanni, del resto in inferiorità numerica, si è ritrovato ad essere l'unico attaccante della Lazio, però da lui mi aspettavo molto di più. Capocannoniere della Lazio, non vorrei che si fossero create troppe attese sul giocatore. A mio avviso non mi sembra essere quel campione, quel talento di cui si parla. Magari questa è stata solo una partita sfortunata, però cioè, se io devo puntare, mi sono piaciuti di più Abukar e Falbo che Capanni. Poi vedremo, magari il giocatore potrà migliorare ancora, però attenzione, io non punterei tantissimo su questo giocatore, ma sugli altri. Intanto la Lazio approda in semifinale, dove affronterà il Lecce di Siviglia, ex difensore della Lazio, adesso allenatore del Lecce. Altra partita importantissima, la Lazio deve passare per raggiungere la finale e qualificarsi per la Serie A. Però attenzione perché contro il Lecce la Lazio ha perso fuori casa e ha vinto in casa, per cui è una partita abbastanza equilibrata dove la Lazio dovrà cercare di giocare meglio di oggi e evitare ovviamente di rimanere in 10, ma la Lazio ha l'obbligo assolutamente di vincere. Grazie, alla prossima.